francese. Però guarda, sì, ti lascio stare. Ora presenta. Questo è il momento più bello, quello dove veramente Stefania Bertone e Ondra Otrecht cercano, guardandosi negli occhi, ed è sempre emozionante quando noi siamo lì, di darsi veramente gli ultimi consigli senza parlare, la forza. Un po', vedi Stefania un po' tesa? Può essere. Forza. Più che tesa, è molto concentrata e molto determinata. Stefania Bertone, Ondra Otrecht. Bravissimi, triplo tollup, doppio tollup, doppio tollup, in combinazione. E triplo salco, no, peccato Stefania. Triplo loop lanciato bellissimo. Triplo salto, brava Stefania. Thank you.
Stefania Berton, Ondra Otarek. Bravi. Bravi, ma voglio vedere la loro espressione, guarda, per capire. Lei è un po' desolato ovviamente per la caduta che ha avuto proprio sul triplo Salkov. Forse un po' troppo nervosi, abbiamo detto bene all'inizio che li abbiamo visti sui primi piani che erano un po' intensi. Vediamo le bandiere italiane. Le bandiere italiane. Ma perché stanno riscontrando un enorme successo anche loro due come atleti, perché sono una coppia che piace. Poi ecco, guarda là in alto a sinistra il pannello tecnico. Ti ricordi che parla del pannello tecnico? Sì. Sono loro, sono quelle tre persone là sopra che, vedi, hanno una posizione rialzata rispetto alla giuria perché quella posizione gli permette di vedere al meglio tutti gli elementi. Scusami se ti interrompo, ma vedevo proprio Stefania abbracciarsi Ondra. Ovviamente c'è sicuramente un po' di dispiacere per quello che è successo, però questo è un programma bellissimo. Secondo me sì, la musica è incalzante, favolosa. E lei e lui, ma lei in particolare è proprio l'emblema, no, per questa musica. Ecco, vediamo Franca Bianconi con Jason Dungeon. Poi bellissimo abbraccio. So che sei sicuramente d'accordo con me perché ecco, guardiamo qua. Dopo torniamo. Triplo Tolu perfetto, doppio Tolu perfetto. E già da qua Stefania nel doppio tolup, difficoltà nell'uscita. E questo è il triplo salco, peccato perché è perfetto, proprio si è seduta. Evidentemente si è visto negli occhi nel primo piano iniziale il fatto che l'avevi detto, l'avevi vista troppo tesa, troppo pensierosa forse. Poi spero che ci possano dire qualcosa. E, no, sono sicuro che tu sarai d'accordo con me che quest'anno io vedo Stefania straordinaria e bellissima in gran forma, bellissima a interpretare questi pezzi, indovinati tutti i costumi. Bella, guardiamo questo sollevamento eccezionale, questo triple loop molto alto, molto fluido, molto bene anche questo triple Salkov. Li ho visti magari un po' stanchi. Guarda che sorrisone, quando le cose vanno bene il sorriso, il viso di Stefania si illumina davvero. Sì, eccoli qua. Devo dire la verità che li ho visti un po' affaticati. Vi lascio ascoltare tutti i saluti. Hi to everyone in Detroit. Thanks for having us. Salutiamo Arianna e Pedro che ci stanno come no, ci hanno salutato! Ciao Stefi, ciao Andrea. Ciao ragazzi, grazie a voi per tutte le emozioni che ci date, anche con questo saluto, cioè adesso svegliamo io e Pedrozzini. Grandi. Siete grandi davvero, ci date sempre delle emozioni incredibili e quindi noi siamo qui a tifare per voi. Che bello, non me l'aspettavo. Ecco. Vediamo. Allora, 58 e 44 il tecnico, 54 ed 80, ottimo, un punto ragazzi di detrazione, ottimo. 112 e 24, beh, è il miglior free fino a questo momento, 172,03, ho i brividi, ma questo significa che sono primi, mancano solo due coppie e allora Stefania Bertone e Ondra Otarek sono sul podio, come è successo già l'anno scorso in Perfetto. Russia, loro sono